Ronaldo, Buffon un mito, mi piace il gioco del Napoli. È stato uno dei calciatori più forti della storia, un attaccante possente che, nonostante due gravissimi infortuni alle ginocchia, ha saputo vincere ovunque è andato. Appese le scarpette al chiodo, Ronaldo il fenomeno si è dedicato a varie esperienze, non staccandosi mai completamente da quello che è il suo mondo. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il bomber brasiliano ha detto la sua sulla sfida di stasera, tra Italia e Spagna: la Spagna è favorita, ma di poco. Perché gioca a Madrid, ho letto che l'Italia non la batte a casa sua da quasi 70 anni, qualcosa vorrà dire. Perché da quando ha cancellato il suo tabù Italia, ha quasi sempre vinto le partite che contavano. E perché secondo logica può permettersi di non vincere, le può bastare il pareggio. Sempre che sia un vantaggio. Degli azzurri, Ronaldo apprezza soprattutto Buffon, una vera e propria bandiera italiana e juventina, ho sempre avuto una netta sensazione, quando affrontavo Buffon o comunque quando l'ho visto giocare, è uno che dà alla sua squadra una straordinaria sicurezza. Col passare degli anni è quasi migliorato, possiamo anche togliere il quasi. Ma anche perché ha carisma, sa parlare con uno sguardo, trascina. E poi in campo sorride quasi sempre, fondamentale. In avanti, parlando di attaccanti, parole al miele per i talenti di casa nostra, domenica mi ha chiamato un amico dall'Italia, guardati il gol di Belotti. Pazzesco. Uno che segna così non è solo bravo, vuol dire che è in grande fiducia. E all'Italia servirà proprio questo, la sfrontatezza di provare cose da impresa. Insigne? Di quel gol al Real si è parlato tanto qui a Madrid. Negli ultimi mesi mi è capitato più di una volta di guardare il Napoli, mi piace troppo come gioca, ecco, direi che Insigne è cresciuto tanto, mi sembra un giocatore diverso da tutti gli altri, uno che può sorprendere.